Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture e di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Busseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. www.canale2tp.com, streaming H24. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. Continuano inesorabili gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Come riferisce ADN Cronos, ancora sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono 75 i migranti arrivati nella notte sull'isola, in 18 tra cui due minori sono riusciti ad approdare direttamente a terra. I carabinieri li hanno rintracciati a Cala Croce e ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Zuara in Libia e di aver pagato per la traversata da 2.000 a 5.000 dinari libici. Altri 57, anche loro in fuga dalla Libia su un barchino in metallo di circa 8 metri, sono stati intercettati invece dagli uomini della Capitaneria di Porto. Arrivano da Sudan, Etiopia, Egitto, Bangladesh, Somalia ed Eritrea. Ieri sulla più grande delle Pelagie con
2017 diversi sbarchi erano approdate 513 persone, numeri decisamente più contenuti rispetto alla grande emergenza dei giorni scorsi, quando sull'isola in appena 24 ore si era registrato il record di 112 sbarchi. Intanto proseguono i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa, dove sono presenti in questo momento 1161 migranti, tra cui 295 minori non accompagnati. Dopo i 189 che ieri sera sono stati imbarcati sulla nave di linea diretta a Porto Empedocle, i 569 che nella notte si sono lasciati alle spalle l'isola per raggiungere Reggio Calabria, stamani saranno 350 i migranti che varcheranno i cancelli del centro di Contrada Imbriacola con la nave Galaxy, giungeranno in serata a Porto Empedocle. E sulla questione migranti, entrata a gamba tesa di Giuseppe Conte sul governo Meloni. Ve la ricordate Giorgia Meloni così? C'è solo una soluzione per il problema dell'immigrazione. Blocco navale subito. Blocco navale al largo delle coste della Libia. La proposta più seria si chiama blocco navale. Bene, sparito il blocco navale, sono spariti quei 10 posti al giorno sull'immigrazione con cui ci martellava la premiata ditta Meloni Salvini. Volete sapere perché? Sono quasi 7.000 i migranti a Lampedusa, sbarchi continui negli ultimi giorni, trasferimenti e tensioni sull'isola e ancora vittime. La situazione ormai è totalmente fuori controllo, Lampedusa al collasso, 1.800 migranti giunti nelle ultime 24 ore. Sull'isola ormai sono oltre 7.000 i migranti, hanno superato il numero dei residenti. La Presidente Meloni che fa? Semplice, tanti slogan, zero soluzioni. Vi ricordate qualche mese fa quando è stata a Bruxelles e all'esito del Consiglio Europeo si è vantata della svolta? Sentiamola insieme. Per quello che riguarda le migrazioni, siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma. Mai come adesso l'Italia si è ritrovata isolata in Europa. Sono questi i successi di Giorgia Meloni. La Germania dice stop all'immigrazione dall'Italia e la Francia chiude le proprie frontiere. Il Movimento 5 Stelle ha diritto di parola. Perché noi concretamente, quando abbiamo avuto una responsabilità di governo, abbiamo ottenuto da Germania e Francia una condivisione della responsabilità degli sbarchi e delle conseguenti redistribuzioni. Adesso però questo governo non ottiene nulla perché ha seminato tempesta. Fratelli d'Italia no, non ha diritto di parlare, perché sentite Giorgia Meloni cosa ha detto quando i suoi amici polacchi e ungheresi hanno detto no agli accordi di accoglienza e di redistribuzione dei migranti che arrivano dall'Italia. No, non sono delusa dall'atteggiamento di Polonia e Ungheria, io non sono mai delusa da chi difende i propri interessi nazionali. Il fallimento di questo governo sulle politiche migratorie è grave, è gravissimo e purtroppo a pagare il prezzo di questa inadeguatezza, di questa incapacità, di questa presa in giro sono gli italiani. A Trapani è morto un anziano il giorno dopo essere stato investito da un'auto. È deceduto ieri l'anziano di 84 anni che il giorno precedente era stato investito sulle strisce pedonali in via Argenteria a Trapani, nel territorio di Erice Casasanta. Al volante c'era un neo patentato di 18 anni, sembra però che la velocità non sia stata eccessiva, l'impatto non è stato molto violento. La macchina avrebbe sfiorato l'anziano, che però nella caduta ha sbattuto violentemente la testa. Sono scattati subito i soccorsi, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani e poi è stato ricoverato con prognosi sulla vita. Purtroppo le sue condizioni ieri si sono aggravate e ieri è deceduto. Lo aggredisce e gli brucia l'auto, un arresto da parte dei carabinieri a Castelvetrano. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato per i reati di lesioni personali e danneggiamento seguito da incendio uno straniero di 33 anni con precedenti di polizia. Il 33enne di nazionalità gambiana, grazie ad escussioni testimoniali e alle immagini di videosorveglianza, è stato individuato quale presunto autore di un'aggressione per futili motivi nei confronti di un coetaneo del luogo di nazionalità italiana e del successivo incendio dell'autovettura in uso alla vittima, che nella circostanza era ricorso alle cure mediche per aver subito un morso alla mano e essendo affetto da lievi lesioni. I carabinieri di Palermo inseguono un'auto dopo
una rapina e riescono a bloccarla. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini di 20 e 35 anni, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari del nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato nei pressi di Viale Lazio a Palermo un'autovettura con a bordo i due uomini che poco prima avevano rubato un registratore di cassa da un bar. Intimato l'alto, il conducente dell'autovettura e il complice non si sono fermati e hanno iniziato una folle corsa per le vie cittadine cercando di far perdere le proprie tracce. Durante l'inseguimento in via Scillato, il conducente del mezzo in fuga ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro un'autovettura in sosta. I due arrestati erano in possesso di diversi arnesi da scasso. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare anche l'intera area furtiva. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso la casa circondariale Lo Russo Pagliarelli di Palermo. Politica regionale, ancora una volta la Sicilia si segnala per non riuscire a spendere i fondi europei. In Sicilia cambiano i governi, ma la storia è sempre la stessa. La regione non riesce a spendere totalmente i fondi dell'Unione Europea. Le risorse dei fondi strutturali destinati alla Sicilia sono quelle più a rischio di disimpegno del ciclo di programmazione 2014-2020 della politica di coesione. È quanto emerge dall'analisi dei dati disponibili sul portale della coesione della Commissione Europea. Per la Sicilia mancano all'appello tra FERS e FSE oltre un 1.600 milioni. Per non perdere risorse europee, il nostro paese dovrebbe assorbire fondi ancora non spesi né rendicontati entro il 31 dicembre prossimo. Ma a giugno 2023 la Sicilia aveva speso e rendicontato solo il 61,7% del fondo di sviluppo regionale, circa 2 miliardi e 600 milioni su 4 miliardi e 200 milioni, e il 64,4% del fondo sociale europeo FSE, che ammonta in totale circa 800 milioni di euro. La regione ha registrato progressi molto lenti, aumentando la spesa di appena qualche punto percentuale negli ultimi due anni, e per questo potrebbe vedersi costretta a disimpegnare le risorse che non verranno allocate in tempo. Insomma, la solita storia. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, parete attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici su social e visita online Raiti Arredamenti. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Anca Omodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. www.canale2tp.com, streaming H24.
Siamo allo sport, Coppa Italia. Ieri il Mazzara è tornato alla vittoria vincendo la gara d'andata di Coppa Italia contro il Fulgatore per 1-0. Il Mazzara vince 1-0 la sfida di andata di Coppa Italia contro il Fulgatore, l'avversario che proprio domenica scorsa aveva violato il Nino Vaccara. È stata una partita molto diversa rispetto a quella di domenica scorsa, con un Mazzara volitivo che fin dal primo momento ha attaccato la porta di Guido Mistretta, portiere del Fulgatore, sfiorando numerose volte il gol, soprattutto con Ricciulli. Gol della vittoria che poi è arrivato nel secondo tempo proprio su un colpo di testa di Ricciulli che ha beffato Guido Mistretta. 1-0 in attesa della gara di ritorno che si giocherà tra 15 giorni a Fulgatore. Per quanto riguarda il campionato, domenica il Mazzara sarà di scena a Castelvetrano nel derby con la Folgore. Le immagini che avete visto sono immagini di repertorio della partita di domenica scorsa. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.